contrastare la crisi del settore oleario, il governo dà il via libera al piano olivicolo nazionale con una dotazione di 20 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Attraverso un maggior coordinamento con le regioni per far leva sui fondi europei, gli interventi puntano al recupero del potenziale produttivo e competitivo con l'aumento del 25% delle quantità prodotte a livello nazionale nei prossimi 5 anni, arrivando dunque a quota 650.000 tonnellate. Interveniamo per il rilancio di settori strategici come latte e olio d'oliva, ha spiegato il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, attraverso azioni concrete per il breve e medio periodo. Diamo una risposta urgente ai 35.000 allevatori italiani dopo la fine delle quote latte, consentendo la rateizzazione delle multe per l'ultima campagna, puntando sull'organizzazione e intervenendo sui contratti con novità rilevanti. Inoltre, prosegue Martina, facciamo fronte anche alle esigenze degli agricoltori e dei vivaisti colpiti dalla xylella in Puglia, con la deroga per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale e un primo stanziamento di 11 milioni di euro per i danni subiti. Le aziende lattiero-casearie della pianura padana sono pronte a cogliere la sfida del greening, ovvero dell'inverdimento. Elemento di precisa rilevanza nella nuova PAC, il greening prevede tre obblighi: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti e costituzione delle aree ad interesse ecologico in misura minima del 5% dei seminativi. Una direttiva che va ad interessare un terzo delle aziende italiane, con un'incidenza che supera il 50% al nord. I piccoli agricoltori e gli agricoltori di sussistenza saranno i più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. Una riflessione che nasce dal ciclo di seminari che si svolgerà a Bologna presso la Facoltà di Agraria a fine maggio, dal titolo Cambiamento climatico in agricoltura e tecniche di adattamento. A fronte di un aumento della variabilità climatica, di anno in anno varia la produzione agricola e i relativi rischi per le coltivazioni. Expo dei Popoli è un network internazionale che da più di 3 anni sta sviluppando e proponendo soluzioni alternative e concrete per raggiungere l'obiettivo di nutrire gli abitanti di un pianeta sempre più popoloso. La finalità è quella di affiancare le voci dei popoli, per l'appunto, a quella dei governi e delle grandi imprese alimentari. Sull'onda lunga di Expo Milano, l'attività del network si amplia e nel 2015 diviene mondiale, mantenendo l'Italia però quale punto di snodo dell'attività internazionale. Pianeta Acqua rappresenta uno dei momenti di punta di Acque Venezia, unico evento collaterale patrocinato da Expo Milano 2015. Il cuore della manifestazione è rappresentato da una ricca serie di eventi scientifici e congressuali che puntano a stimolare il confronto costruttivo tra gli operatori del comparto idrico e ambientale. Una particolare attenzione viene dedicata al consumo idrico e alle strategie finalizzate a contenerlo, in un'ottica di produzione agricola e ittica.